iniziare questa recensione con una di quelle teste da fursuit per far finta di essere una persona simpatica. Poi mi sono accorto di quanto costavano e quindi ho pensato che sarebbe stato meglio farla per far finta di essere una persona responsabile con quello che avevo già a casa. Vi sento già accendere le torce e prendere i forconi. Fermi, non è un gioco da furri, nel senso che questa gag eventuale della fursuit era esclusivamente per ridere, non stiamo parlando di una cosa del genere e vi spiegherò fra breve perché. In ogni caso, come sicuramente avete visto dal titolo, stiamo parlando di Historia, sviluppato dalla Mana Project e distribuito dalla Need Games. All'inizio del manuale c'è una bellissima introduzione di uno degli autori e anche l'illustratore che devo veramente ringraziare e ora mi spiego, che illustra il modo in cui siamo giunti a avere Historia. Devo ringraziare Mirko Failoni, che è appunto quello che ha firmato l'introduzione, perché ha descritto come tutto era partito da una semplice illustrazione e poi hanno sviluppato tutta questa idea. Tra l'altro il team di sviluppo è bene o male quello che è dietro Journey to Ragnarok, che abbiamo, se non sbaglio, recensito già sul nostro canale e era un interessante modulo per la quinta edizione, quindi sicuramente è un team di alta qualità, ma spiega anche tutte quelle motivazioni che ci sono dietro Historia, lo stesso amore dello stesso Mirko per le armi, le armature, ma anche in generale per gli animali e perché tutti quei personaggi che sono sostanzialmente animali antropomorfi nelle favole, in certi prodotti, e da questa idea è nata Historia. Quindi qualcuno semplicemente vedendo la copertina del manuale potrebbe dire sì vabbè, è D&D per giocare con la gente che gli piace i furri. No, perché è innestato tutto su un particolare modo di narrare, su una particolare idea che è bellissima. Sto facendo questa introduzione da parte mia per togliermi diciamo il discorso di parte e poi passare alla vera e propria recensione, ma storie raccontate attraverso animali antropomorfi le amo molto anch'io, le ho amate da piccolo perché sono stato uno di quelli che a cui hanno traumatizzato l'infanzia facendo vedere Brisby e il segreto di Nim quando era già piccolo. Feci secoli fa una recensione su questo canale su Redwall, che è molto conosciuto quantomeno all'estero, ma vedete, del Medioevo e nel Rinascimento erano tutti un po' furri. Cioè, secondo voi perché mettevano animali nelle miniature delle Bibbie, sugli stendardi dei cavalieri, chiamavano gente come Riccardo Cuor di Leone? Hanno sempre avuto gli animali, soprattutto nelle loro forme antropomorfe, un certo tipo di lezione, un certo tipo di iconografia che serviva immediatamente a descrivere determinati aspetti, determinati tratti caratteriali, perché si raccoglievano un po' in questi stereotipi che Historia cerca di riprendere, ma allo stesso modo vi invita a scardinare. Conclusa questa introduzione e ringraziando il team che è riuscito finalmente a portare Historia, la recensione arriva con molto ritardo, semplicemente perché io stavo seguendo quando uscì il Kickstarter, perché sono un grande amante anch'io di armi e armature e soprattutto della storicità in un gioco di ruolo, e quando vidi le prime illustrazioni di Historia feci sì, questo è il gioco per me, perché per chi non fosse un cultore di questi elementi le illustrazioni di Historia sono storicamente accurate molto spesso, soprattutto con quello che riguarda il vestiario, e quindi c'è un studio molto attento anche dietro. Ma dopo un po' vidi che il Kickstarter si era concluso, però non c'erano più informazioni. Comprai quella che era sostanzialmente la Quickstart, che è ancora acquistabile, si provò tra l'altro pre-Covid in live addirittura, ma poi non seppi più altro e quindi smisi di seguirlo. Con mia grande sorpresa l'ho ritrovato a Lucca Comics quest'anno e l'ho acquistato immediatamente, con dedica tra l'altro. Ho avuto l'impressione che abbia avuto una storia editoriale un po'
travagliata, ma non sono riuscito a raccogliere ulteriori informazioni. Se qualcuno per caso sa di più, è tranquillamente invitato a scriverlo qua nei commenti. Comunque, di che cosa stiamo parlando? È un modulo per la quinta edizione. Modulo per la quinta edizione, Dark Fantasy rinascimentale, Low Fantasy oserei dire, perché la magia è molto limitata e anche le creature magiche, mettiamola così, se vogliamo passare sugli animali antropomorfi, che si concentra principalmente su una terra abitata totalmente da animali antropomorfi, quindi scordatevi umani, elfi, nani, non ci sono, che vivono in un periodo sì rinascimentale, ma rinascimentale diciamo europeo, in cui tutta quell'area di influenza intorno all'Italia, Francia, Germania, che erano effettivamente i centri nevralgici della vita di quel periodo, soprattutto quelli culturali e artistici. Ci sono anche piccoli riferimenti a altre, diciamo, zone di influenza culturale del mondo reale, quale ad esempio il lontano Oriente, ma a quanto pare sarebbero dovuti essere oggetto di ulteriori manuali che per ora non ho visto. Spero però effettivamente che ci siano delle espansioni, perché il prodotto anche solo dal punto di vista collezionistico merita di essere posseduto. Ora vi faccio vedere dove si ambienteranno le nostre avventure in storia. Il manuale si apre con questa bellissima mappa, che è la mappa di Vesteria. Tra l'altro la mappa è acquistabile anche sia sul sito della NID sia quello della Mana Project, insieme a un altro pacchetto di mappe, tutte dello stesso stile. Comunque Vesteria, come vedete, è questa penisola in cui ci sono varie zone che sono, non sono chiamati proprio regni, perché uno è una confederazione, uno effettivamente è un regno come poteva essere lo Stato della Chiesa, uno è una zona un po' indipendente con delle città-stato, e poi c'è anche, diciamo, una landa un pochino mistica, che se non sbaglio questo è l'Ossarium, che è descritta molto vagamente nel manuale, ma non riceve, diciamo, un'introduzione vera e propria come accade ad esempio per le altre terre. Questo vi faccio vedere un esempio, come ad esempio accade, ecco, che per la Confederazione. La cosa da far notare però è effettivamente che non c'è qui l'ossario, ma è presente nella Quick Start, che comunque è ancora acquistabile, e ci sono ulteriori approfondimenti in quello che doveva essere, almeno io conosco, come un manuale di lore, comunque un manuale di storia, qui sono presenti anche ad esempio degli NPC, in cui sono descritti anche luoghi molto particolari di Vesteria per ambientarci campagne più puntuali. Come vedete, il manuale è ricco di illustrazioni veramente belle. Per chi non avesse tenuto attenzione alle lezioni di storia dell'arte a scuola, che assolutamente non vi biasimo, sono molto simili ai dipinti fiamminghi, comunque tutti quei quadri che venivano commissionati solitamente da gente ricca, che servivano a rappresentare la personalità del soggetto, ma anche la sua ricchezza. Ora vi faccio vedere meglio, ecco, nella parte dedicata proprio ai personaggi, ci sono, come vedete, tutta una serie di illustrazioni che vi presenteranno una quantità di personaggi molto vasta. Tra l'altro alla fine c'è anche una parte apposita che vi presenta eventuali NPC e personaggi giocabili, ma vi fa vedere anche a livello sia estetico sia, diciamo, il modo in cui possono essere vestiti i vostri personaggi e tutti coloro che potete trovarvi intorno. Sono, come dicevo prima, un particolare appassionato di questo periodo storico e del Medioevo in generale, e l'accuratezza è molto forte, anche e soprattutto per quanto riguarda armi, eventuali armamenti. Qual è il sistema di gioco di Historia? Il sistema di gioco di Historia è assolutamente semplice. È un modulo per la quinta edizione, quindi stiamo giocando alla quinta edizione di D&D. Questo potrebbe essere un punto a favore per alcuni, un punto a sfavore per altri. C'è chi vuole provare cose nuove ormai rispetto a D&D, chi preferisce continuare con questo titolo o iniziare, perché no, tutti bene o male abbiamo toccato D&D prima o poi. Non sto quindi a spiegare qual è il sistema di D&D, immagino che bene o male tutti
tutti sappiano di che cosa si tratta, ci sono alcune differenze però importanti. Innanzitutto non esistono le razze, ovviamente, cioè, o meglio, esistono, ma in un modo diverso. Noi possiamo appartenere a determinate famiglie di animali che fanno riferimento a una razza più ampia, i canidi, e poi ci sono, diciamo, tutte le varie famiglie di cani che hanno tutte le loro caratteristiche che possono essere utilizzate per creare un personaggio più bilanciato in una cosa rispetto che un'altra. Esistono due grandi razze a questo punto, quella fra virgolette dei mammiferi e quella degli aviani, cioè sono sostanzialmente uccelli, che hanno tra l'altro la loro terra particolare, le isole aviane, e una struttura sociale particolare, perché sono l'unica fra virgolette razza che dà ancora particolare importanza al rango di famiglia a cui appartieni, nel senso che in cima ci sono, alla loro società ci sono sempre per forza ad esempio le aquile, comunque gli uccelli rapaci, in fondo quelli che sono sostanzialmente uccelli che vengono predati, mentre in tutte le altre zone di Vesteria questa cosa sta avvenendo un po' meno. C'è da tenere conto che comunque su tutti questi aspetti societari c'è una vasta introduzione all'inizio che vi consiglio di leggere in maniera molto accurata se avete intenzione di provare storia, perché vi parla di tutti questi piccoli elementi, come ad esempio sì, noi giochiamo animali antropomorfi, ma esistono anche animali non antropomorfi che vengono tranquillamente utilizzati come li utilizziamo noi, ma in alcuni posti questo è visto peggio, questo è visto meglio. L'intera chiesa delle ossa, che è la religione non solo principale di Vesteria, ma diciamo in generale del Sacro Regno, che dovrebbe essere la chiesa cattolica in sostanza, riportandolo nel nostro, ha tutta una maniera particolare di trattare i cadaveri, perché per loro sono più importanti le ossa, quindi pelle, carne, organi vengono generalmente scartati e la pelle viene utilizzata possibilmente per armature o per altre cose, quindi c'è questo minimo di aspetto un po' macabro. Tra l'altro nel Sacro Regno sono la maggior parte degli abitanti e tutte le cariche della chiesa delle ossa sono cani, perché ossa, no? Intendetelo come volete. Mentre appunto nelle isole aviane ci sono ancora alcuni uccelli predatori che applicano una legge molto antica e considerata barbarica, per cui i criminali che vengono catturati possono essere mangiati da chi li cattura, quindi c'è tutto questo aspetto di una società che si sta evolvendo in un qualche modo, evolvendo in maniera violenta ma anche con grandi passi culturali, cosa che tranquillamente era il Rinascimento, se no non si chiamava Rinascimento. Quindi l'introduzione è molto importante da leggere, secondo me. Ma torniamo al sistema. Ho detto quinta edizione, ci sono però alcune fondamentali differenze. Dovrete scegliere razza e collegata famiglia a questo punto, ma la vostra classe semplicemente si chiama mestiere, ma non cambia nulla. Ci sono delle classi però sostanzialmente diverse da quelle che potete trovare in D&D, non potete fare, diciamo, la trasposizione uno a uno. Non esiste una tabella magica generale, cioè non troverete nel manuale un capitolo dedicato alla magia. La magia è caratteristica solo di alcune classi ed è descritta esclusivamente nella parte dedicata a quella classe. Inoltre il background è stato sostituito con una cosa chiamata ventura. Svolge lo stesso ruolo del background nella quinta, ma è molto più importante, perché il background nella quinta lo prendevate e fate ah sì, faccio il nobile per averci 10 monete d'oro in più e fine. Se non vi interessava a voi, non aveva nessun altro elemento particolarmente di ruolo, diciamo. Mentre l'avventura, sì, l'avventura è qualcosa che accompagna il vostro personaggio prima che inizi l'avventura al tavolo, durante, e contiene anche un obiettivo che state cercando di raggiungere durante tutta la vostra campagna. Inoltre le avventure hanno delle sorte di abilità speciali che possono essere attivate con l'ispirazione.
perché l'ispirazione questa volta non ci darà solo vantaggio al tiro, ci darà la possibilità di attivare questa caratteristica dell'avventura, ci darà la possibilità di recuperare punti ferita o di recuperare alcuni materiali specifici che servono alle singole classi, come ad esempio un reagente o un materiale alchemico per l'alchimista. Le differenze non si fermano qui, perché nel manuale di storia non c'è un bestiario. O meglio, c'è un piccolissimo bestiario, ma creature magiche, goblin, mostri, draghi, di lore non esistono. Combatterete altri vostri simili, per così dire, e quindi ci sono delle pagine che vi danno dei template, sostanzialmente degli schemi per creare diversi tipi di nemici, che ovviamente faranno parte tutte delle varie famiglie che potete utilizzare per i vostri personaggi. Con riferimento a questo, la scheda secondo me è molto interessante, ora ve la mostro. Come vedete è molto più contenuta della scheda della quinta, e per chi alcune volte ci ha visto in live capirà perfettamente che io non sono un grande fan di com'è la scheda della quinta. Questa invece è molto bella. Questo diciamo filtro antico con tutti i sigilli. Guardandola più da vicino ci sono tutti gli aspetti classici della scheda della quinta, tutte le abilità, la parte per le caratteristiche, la scia, le note, i vari tipi di attacchi. Abbiamo però anche uno spazio per poter scrivere azioni, reazioni e tutti gli elementi speciali che magari ci vengono dati dalla classe, così ce li possiamo bene ricordare per velocizzare il turno. C'è questa piccola parte anche per descrivere più aspetti di ruolo del personaggio. È un po' stretta, cioè è tutto raggruppato in una pagina, forse una seconda pagina sarebbe stato utile, soprattutto magari per chi usa la magia per scriversi più in maniera estesa le abilità magiche, ma devo dire che comunque in fin dei conti è una bella scheda. Altro aspetto molto interessante di storia è che ha un capitolo esclusivamente dedicato alle battaglie campali. Vi faccio vedere l'illustrazione iniziale perché è veramente bella. Ecco, questa è l'illustrazione che apre le battaglie campali, fantastica. Mi è piaciuta tantissimo quando l'ho vista, dà molto l'idea anche di che cosa potremmo trovarci davanti in una di queste situazioni. Perché sto dando così tanta importanza al capitolo sulle battaglie campali? Perché in un periodo rinascimentale pieno di intrighi, coltelli che arrivano alla schiena dall'ombra, avvelenamenti, giochi di potere, signori che cercano di conquistare il castello vicino, come era effettivamente nella realtà del Rinascimento, le battaglie erano all'ordine del giorno, grandi e piccole, e noi abbiamo le regole per potersi ritrovare dentro una di queste. Tra l'altro, tutta la storia editoriale di D&D, che non conosco, quindi non ne dico di più, io mi ci sono imbattuto solo in un manuale che descriveva meglio queste cose, era un manuale della 3.5, quindi secondo me può essere estrapolato anche qualcosa, se volete, per qualche altro, diciamo, titolo riguardante sempre Dungeons & Dragons. Nel manuale, comunque, ve l'ho fatto vedere prima, trovate tutta una serie di PG che potete utilizzare già pronti o di PNG che potete utilizzare nelle vostre campagne. Infine, potete tranquillamente creare le vostre avventure e le vostre fazioni, tenendo conto che ne esistono alcune già presenti nel manuale se le volete utilizzare più velocemente, perché una delle caratteristiche principali, una delle meccaniche fondamentali di storia che vengono aggiunte alle normali regole della quinta edizione è quella della notorietà, diciamo della fama, che può essere fama positiva o negativa, nel senso potete essere amati o potete essere considerati dei guerrieri terribili, violentissimi, che incutono timore quando camminano per le strade. E non ho esattamente capito bene se c'è una meccanica specifica oppure semplicemente viene spesa dicendolo al tavolo, ma potete spendere la fama che ottenete nelle vostre avventure per aumentare di grado nella fazione e ottenere determinati benefici, o addirittura scegliere un mestiere e spendere fama per diventare sempre più bravo in quel mestiere. Questo può creare delle situazioni particolari in cui magari voi fate parte di una fazione
non siete di alto rango all'interno di quella fazione, ma magari siete il miglior fabbro di Vesteria e siete famosi per quello e date lustro alla vostra fazione esclusivamente per quello, e magari, perché no, l'obiettivo finale del vostro personaggio potrebbe essere: voglio vivere incredibili avventure perché voglio diventare il miglior pittore di Vesteria e dipingerle un giorno e fare questi quadri bellissimi. Quindi una vasta scelta di possibilità. Tra l'altro, se desiderate avere bene o male idea di che cosa vuol dire avventurarvi e giocare nel mondo di Vesteria, ci sono degli spunti all'inizio che parlano di come potete gestire in generale le campagne, fare qualcosa di più contenuto, più ampio. C'è la Quick Start, che se volete provare ha una mini avventura ovviamente, ma è in vendita anche un libro delle avventure, un manuale delle avventure, che è sostanzialmente pieno di one shot e campagnette veloci, che così potete provare eventualmente con il vostro party. Manuale molto interessante. A dire la verità, il tema generale non è così mostruosamente fantasioso, non lo sto dicendo in maniera negativa, nel senso che è un dark fantasy rinascimentale tranquillamente riproducibile con vari altri giochi di ruolo, ma la caratteristica di storia è che si vende bene, ha un'estetica molto particolare e un'idea di ambientazione non vista spesso, oppure se vista è solitamente perché si è unito tutti elementi di homebrew oppure razze, classi prese da qualche altra parte per fare tutti personaggi animali. Qui invece proprio ti ambienta in questo mondo che ha le sue regole, una sua cultura particolare legata al fatto che sono tutti animali antropomorfi, e non smetterò mai di dirlo, riesce effettivamente con tutto il materiale di illustrazione che c'è dentro a farti capire cosa stai facendo, che quella è Vesteria e quando tu giochi vedi questo, e è secondo me un punto fortissimo a suo favore. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video, spero di avervi minimamente interessato a Historia, che vi invito di andare a recuperarvi se non lo avete di già, perché anche solo da collezione è... ovviamente non riesco a prenderlo, perché è veramente un bel manuale. C'è anche un'edizione che non ha questa illustrazione di fronte, ma è tipo il vecchio libro rilegato tutto marrone. A me sinceramente piace più questa, però vedete voi quale preferite. Io devo ringraziare uno dei nostri iscritti ormai tribuni, che è Andrea Biasone, che al tempo ci passò quello che era il materiale addirittura della Kickstarter, ma abbiamo, o meglio ho deciso solamente ora di fare la recensione perché il manuale è completo. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividetelo, passate dalle nostre pagine social, abbiamo Facebook, Instagram, un gruppo Telegram se volete fare due chiacchiere con noi sul gioco di ruolo. Io vi faccio gli auguri, perché questo sarà probabilmente l'ultimo video dell'anno e quindi ci rivedremo direttamente nel 2023. Francesco Dalforon Sentenzia, chiudo.